parte con un finanziamento importante per la città di Imperia, realizzerà una rete in fibra ottica in tecnologia FTTH, quindi fino a casa dell'utente, inizierà i lavori nel secondo semestre del 2020 con l'intento di completare la rete entro la fine del 2021. Sarà una rete innovativa, sarà una rete che porterà la fibra fino a casa dell'utente fornendo banda fino a 1 giga al secondo e realizzando collegamenti anche per la pubblica amministrazione della città di Imperia. Ecco, quali sono le novità per la città di Imperia? La città di Imperia avrà a disposizione, completata la rete, un'infrastruttura in fibra ottica multioperatore, per cui sarà una rete su cui potranno vendere i servizi più di un operatore, una rete unica per tutti gli operatori che ne faranno richiesta. Costerà qualcosa all'utente o no? Ecco. Assolutamente no, è un investimento che fa Open Fiber. In questo senso abbiamo firmato una convenzione con la città di Imperia che ci consente di velocizzare la realizzazione di questa infrastruttura che evidentemente, essendo un'infrastruttura nuova, presuppone la presenza di cantieri, ma la convenzione e l'utilizzo di tecnologie innovative consentirà di ridurre drasticamente i tempi di realizzazione di questa rete.